La città che muove la gente, la città che la gente deve vivere con lo sport e con l'aggregazione. Una donna, un tecnico, una sportiva, Chiara Rossani, per rilanciare un settore che non è solo salubre e salutare, ma che può anche essere motore di un indotto economico ed occupazionale, la cui gestione va programmata sulla base di idee e progetti mirati. Chiara Rossani ha le idee chiare su questa problematica e sugli aspetti connessi, per questo le va data fiducia. Il 10 giugno la svolta comincia da te, scegli Dino Preziosi e dai la preferenza a Chiara Rossani. Per la città, per i giovani, per lo sport. Così come moltissime strutture pubbliche, anche quelle sportive, vivono in uno stato di abbandono, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale. Per quanto riguarda lo stadio Partenio, per quanto riguarda il campo CONI, il palazzetto dello sport, che sono delle strutture fondamentali per la vita sociale della città, la vita sportiva e anche la trasmissione di quelle che sono le potenzialità sportive della città all'esterno, in questo momento noi aspettiamo e auspichiamo che i fondi che sono stati erogati possano vedere immediatamente realizzati i progetti che ancora stentano a decollare, con il rischio che non ci sia la possibilità di poter utilizzare i fondi predetti. Ed in più esistono delle strutture che sono state gestite con il project financing, come la piscina comunale, che in questo momento sono ferme perché non rispondenti ai requisiti richiesti dal punto di vista sanitario. Quindi in questo momento noi non possiamo che fare riferimento e appello a delle strutture pubbliche che in questo momento cercano di recepire l'istanza dei giovani, anche dei meno giovani, ma ovviamente questo con dei costi che non dovrebbero essere supportati dalla popolazione, perché la garanzia dello sport, dell'accesso a delle strutture sportive deve essere garantito a tutti. Anche quelle poche strutture periferiche che fortunatamente sono abbastanza funzionanti, come il campo di San Tommaso, purtroppo non sono più atte a rispondere alla richiesta, che è sicuramente una richiesta forte, una richiesta notevole, che non riesce a trovare una rispondenza nella struttura di San Tommaso. Per cui diciamo che questa mancanza di strutture, non tanto strutture in sé, ma quanto di possibilità di gestire e fruire di queste strutture, perché questa difficoltà del fruire? Perché in questo momento mancano quelle infrastrutture, dagli spogliatoi alle docce, anche alla qualità dei campi dei terreni di campo, che rendono sicuramente poco appetibili queste realtà sportive. È un problema che parte anche dalla istruzione, perché comunque nelle scuole oggi purtroppo l'educazione fisica molto spesso, a parte l'unica eccezione del liceo sportivo negli ultimi anni, stenta ad essere quell'attività motoria, ma diventa come, diciamo, un'ora di nulla. Questo è un gravissimo problema correlato a quella delle strutture scolastiche, che oggi sono a rischio, perché sappiamo benissimo quanti problemi sono collegati alla messa in sicurezza dal punto antisismico delle strutture scolastiche di Avellino, e che coinvolge anche le poche palestre che sono a disposizione. L'attività sportiva durante il periodo scolastico dovrebbe essere un'attività con delle valenze molto più importanti di quelle che finora ha recepito, perché il momento dello sport è un momento di valorizzazione delle attività di gruppo, del confronto con se stessi anche nell'attività individuale. Purtroppo, un po' la mancanza di strutture recettive,
un po' forse la mancata volontà di valorizzare lo sport nell'ambito scolastico ha fatto sì che non fosse assolutamente potenziato questo tipo di stare insieme che rischia con il tempo di perdersi totalmente. Ancora una volta i ragazzi sono poi costretti a svolgere quel minimo di attività legata a delle passioni, a delle stanze personali in attività in strutture private. E quindi ancora una volta ricadiamo nella difficoltà di non poter garantire a tutti l'accesso allo sport. Ecco, ci sarà un importante evento, le Universiadi del 2019, che per la città di Avellino possono essere un volano importante, perché sappiamo che l'ARU, l'Agenzia Regionale per le Universiadi, ha dato dei fondi, ha messo a disposizione dei fondi per la città di Avellino e non solo, anche per altri due paesi di Irpinia come Prato La Serra e Ariano Irpino. A che punto è la situazione in città? Questa è la drammatica situazione a cui facevo riferimento prima. Questi fondi, che sono dei fondi abbastanza consistenti, che servono per rendere atti ad ospitare quelle attività delle Universiadi che vogliono anche svolgersi nelle realtà urbane contermini a Napoli, hanno bisogno di tempi, tempi che in questo momento rischiano di non essere sufficienti. Nel 2019 si terranno queste universiadi e per quella data dovranno essere completati la ristrutturazione del Campo Coni, dello stadio, del palazzetto dello sport. Tra l'altro il palazzetto dello sport, che è una struttura che oggi ospita delle realtà sportive importantissime di grande valore per la città di Avellino, anch'esso di per sé insufficiente. Detto questo, il finanziamento esiste, il finanziamento è stato stanziato, ciò che non esiste ancora sono i progetti. Non esistono ancora gli appalti, quindi questo motore non ha assolutamente preso il via e sinceramente è da chiedersi se sia possibile chiudere questi lavori per la data prestabilita. Laddove non si riuscisse a chiudere questa operazione, la città di Avellino avrebbe perso una grande occasione, che non è strettamente legata alle Universiadi. Quello potrebbe essere il volano per l'apertura a delle competizioni che possono coinvolgere la Campania, ma anche le regioni contermini, per dare un'ulteriore potenzialità alla città e soprattutto alla crescita dei nostri ragazzi, alla crescita spirituale, alla crescita fisica, quindi dare anche un'altra ottica a questi giovani, anche a noi genitori che dovremmo spingere, dovremmo sostenere queste attività affinché i nostri giovani possano crescere in una maniera diversa e possano avvicinarsi alla realtà del sociale attraverso un'ottica diversa, che sicuramente lo sport può proporre in un modo totalmente lontano da quello che oggi loro vedono nel vuoto istituzionale, nel vuoto anche della scuola stessa. Per cui noi dobbiamo assolutamente spingere affinché queste possibilità, queste proposte che ci vengono date dai fondi, che ci vengono date da occasioni come le Universiadi, siano davvero portatori di un nuovo atteggiamento nei confronti del vivere della città. Ecco, come ultimo riferimento, nel mandato che sta per concludersi sono state addirittura alzate le aliquote per problemi relativi al bilancio del comune di Avellino. Che cosa si può fare di concreto? Quali sono ovviamente i suoi punti per migliorare la situazione delle strutture sportive e della pratica dello sport nella città di Avellino? Intanto il problema principale che ovviamente non tocca soltanto le strutture sportive e le attività sportive, ma drammaticamente coinvolge tutte le realtà di sviluppo della città, è la necessità di rivedere i bilanci, la necessità di ridurre
le uscite, di ridurre le spese inutili e di poter, attraverso un coinvolgimento diretto tra una sinergia di forze tra le realtà pubbliche e le realtà private, che in questo momento, sconvolte sia come CONI, sia come i promotori del project financing, devono correlarsi con le strutture pubbliche. È importante che la funzione di controllo del comune avvenga dall'inizio della gestione da parte di privati o di altri enti sportivi. Perché noi non possiamo concludere un iter di un anno, 2 anni di gestione con la presa d'atto che esistono delle debitorie incolmabili o da parte del comune stesso che non ha garantito i fondi per mantenere, per garantire la manutenzione di quelle strutture o dei privati che ce l'hanno in gestione e che non riescono, non intendono risarcire la propria debitoria. O probabilmente non riescono a risarcirla nel momento in cui questa debitoria è diventata estremamente ingente. Quindi c'è bisogno di mettersi a tavolino, c'è bisogno di trovare degli accordi, c'è bisogno di riuscire a programmare delle attività che con la volontà di entrambe le parti, perché purtroppo noi il pubblico ha bisogno dell'intervento economico del privato, ha bisogno di un nuovo dialogo, di nuovi accordi che possano garantire da una parte la fruizione delle strutture senza aumenti dei prezzi. Ambizione sarebbe quella di garantirlo a titolo gratuito, così come dovrebbe essere debito in qualunque paese civile. In caso contrario, certamente non alzare queste aliquote. Non dimentichiamo che la struttura privata che oggi garantisce alcuni spazi sportivi alla città non può e non deve essere l'unica realtà per giovani che in questo momento hanno delle reali difficoltà come le loro famiglie a poter anche dedicare delle loro entrate alle attività sportive, ribadisco. Per cui io sono convinta che è attraverso la chiusura di un cerchio che si possano raggiungere degli obiettivi e questo cerchio all'interno ha una cattiva gestione dell'economia pubblica. Quindi è quello è il primo obiettivo, risanare l'economia del comune. Risanata questa economia sarà possibile portare avanti e chiudere dei progetti a cui tutti noi teniamo, sia come cittadini, che come tecnici, che come genitori, che come giovani. La città che muove la gente, la città che la gente deve vivere con lo sport e con l'aggregazione. Una donna, un tecnico, una sportiva, Chiara Rossani, per rilanciare un settore che non è solo salubre e salutare, ma che può anche essere motore di un indotto economico ed occupazionale, la cui gestione va programmata sulla base di idee e progetti mirati. Chiara Rossani ha le idee chiare su questa problematica e sugli aspetti connessi, per questo le va data fiducia. Il 10 giugno la svolta comincia da te, scegli Dino Preziosi e dai la preferenza a Chiara Rossani. Per la città, per i giovani, per lo sport.